Filippo Stevanin, come stai intanto? Beh, insomma, potrebbe andare meglio perché comunque mi sono appena operato, però dai, la riabilitazione procede bene, spero di continuare così e di rientrare in campo il prima possibile. Ascolta, in questo periodo comunque di solidarietà ne hai avuta tanta, no? Messaggi, ex compagni di squadra, da questo punto di vista hai capito di essere, se già non lo sapevi, tanto amato dai giallorossi. No, beh, sicuramente questa cosa mi ha fatto molto piacere, mi ha dato tanta forza perché sono stati veramente in tanti compagni, amici che mi hanno scritto, mi sono stati vicini e mi sono reso conto che insomma c'è tanta gente che mi vuole bene, quindi sicuramente fa piacere. In questo periodo stai guardando i tuoi compagni da fuori, come vedi questo nuovo Bassano di Mister D'Angelo? Ma lo vedo bene perché vedendo le prime due uscite ufficiali mi hanno veramente impressionato in positivo. E quindi speriamo che queste buone prestazioni vengano ripetute anche in campionato, che comunque sono le partite che contano di più. Può essere uno stimolo per te per tornare in fretta e più forte di prima, visto che la concorrenza in casa sta diventando sempre più agguerrita? Ma sicuramente, non vedo l'ora di rientrare, vedo che comunque i ragazzi stanno facendo bene, perciò la concorrenza è forte e io non vedo l'ora di ritornare a disposizione, anche se ci vorrà un po' di tempo per potermi ritagliare i miei spazi. L'ultima cosa, sei praticamente l'unico bassonese in questa squadra, mandi un messaggio ai ragazzini del vivaio giallorosso, no? Che magari sognano di essere il nuovo Stevanin. Ma io quello che posso dire ai ragazzi che comunque giocano a calcio è che l'importante comunque è la loro età, di divertirsi e di godersi comunque il calcio, che è la cosa più bella che c'è, insomma, e poi comunque di non vivere con l'assillo del diventare calciatore, ma di farlo con lo spirito giusto, perché poi comunque divertendosi le cose belle arrivano.